Un caro saluto da Mario, Giulia. Se il tempo previsto nei prossimi 10 giorni è con tendenza fino a 15 giorni, ossia all'incirca fino al 25 di agosto. Due fasi, una prima fase tra il 10 e il 20 di agosto, quando l'anticiclone africano abbraccerà tutta l'Italia, dando luogo a un'ondata di caldo moderata, perché non sarà aria sahariana, bensì aria subtropicale atlantica. Una seconda fase tra il 20 e il 25 di agosto, l'anticiclone nordafricano si indebolisce, si attenua quindi l'ondata di caldo. Qualche perturbazione incomincia a raggiungere il nord Italia, marginalmente anche il centro-sud. Le temperature massime tra il 12 e il 20 di agosto saranno ovunque sopra 30 gradi, con punti di 33-35 al nord tra il 17 e il 21 agosto, apice al centro tra il 18 e il 22 agosto, apice al sud sempre 33-35 gradi tra il 18 e il 22 di agosto. Al sud, tranne la Campania, punte di 37 gradi sulla Sardegna, sull'interno della Sicilia e sull'interno della Toscana. Poi dal 20 e 21 agosto le temperature calano e si portano ovunque sotto 35 gradi, ma ancora caldo sopra 30 gradi quasi ovunque, fino al 25 di agosto. Probabile rinfrescamento definitivo e peggioramento con rovescio temporale su tutta l'Italia a fine del mese di agosto.